Grande è stato quello dei viaggiatori che hanno visto voli cancellati o rinviati addirittura di una settimana. Pronti a partire per le vacanze, questa mattina all'alba hanno trovato la strada bloccata da un gigante di lamiera. Un aereo cargo aveva invaso la statale che costeggia l'aeroporto di Orio al Serio e nonostante lo scalo sia rimasto chiuso giusto un paio d'ore, le ripercussioni sul traffico aereo si sentiranno ancora per diversi giorni. Disagi a parte però, è stata senza dubbio una tragedia sfiorata. Nessun morto e nessun ferito. In quel momento sulla strada non passava nessun veicolo e i due componenti dell'equipaggio sono rimasti illesi. Solo tanta paura dunque, complice probabilmente l'orario. Sono le 4 del mattino quando l'aereo, partito da Parigi con a bordo solo merci, il comandante e il primo ufficiale, atterra all'aeroporto di Bergamo. È in corso un forte temporale in quel momento sulla città e probabilmente anche per questo il comandante fatica a frenare. Rompe la recinzione dell'aeroporto, oltrepassa un parcheggio, distrugge due auto ed invade la carreggiata stradale. Immediatamente si attivano le procedure di emergenza per la messa in sicurezza delle aree interessate. La recinzione di Velta ha creato infatti un varco d'accesso alle piste che rischia di diventare pericoloso. Proprio qualche giorno fa lo scalo di Bergamo era stato citato come un possibile obiettivo per un attacco terroristico. Lo aveva detto, intercettato al telefono, il 26enne pakistano ex capitano della nazionale italiana di cricket, arrestato ed espulso lunedì scorso nell'ambito di un'inchiesta legata proprio al terrorismo islamico.